Elisabetta Gregoraci, dopo Flavio Briatore un altro uomo nella sua vita. Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l'amore dopo Briatore. Nella sua vita spunta un altro uomo. Recentemente tanto si è parlato della fine della storia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. L'unione che per anni li ha uniti sembra essere arrivata al capolinea oggi, anche se, stando a quanto dichiarato spesso dalla stessa showgirl, tutto si è svolto in maniera pacifica quando è arrivato il momento di accordarsi per la separazione. Da un po' tempo, però, un altro uomo pare essere entrato nella vita di Elisabetta. A rivelare l'identità di quest'ultimo è oggi il settimanale Chiché, nel suo ultimo numero, ha mostrato ai lettori alcune immagini recenti che lo ritraggono insieme alla Gregoraci. Elisabetta Gregoraci si è fidanzata? Ecco chi è l'uomo visto spesso in sua compagnia. L'uomo visto sempre più spesso in compagnia di Elisabetta si chiama Francesco ed è un imprenditore emiliano. Al momento è troppo presto per dire se i due stanno o non stanno insieme. La Gregoraci ha più volte specificato che il rapporto che li lega è prettamente lavorativo e professionale anche se, come riportato da Chi, la complicità e il feeling mostrato in pubblico potrebbe far pensare ad altro. I due sono sempre stati molto accorti nei loro incontri ma questo non ha impedito loro di sfuggire agli occhi indiscreti dei fotografi. Elisabetta Gregoraci e Briatore si separano, i motivi dietro la fine della loro storia. In un articolo pubblicato qualche settimana fa dal settimanale Nuovo, a decidere di lasciare Flavio Briatore pare sia stata proprio Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, secondo questa versione, non avrebbe particolarmente digerito alcuni messaggi piccanti che l'ex marito avrebbe scambiato con una sua collaboratrice. Di contro però, alcuni amici stretti di Flavio avrebbero rivelato che, in realtà, anche Elisabetta sarebbe stata distratta da altre persone ultimamente. Distanza, impegni di lavoro e nuove conoscenze, dunque, pare siano state decisive per la coppia.